Benvenuti telespettatori alle grandi interviste delle Fonti TV. Con me oggi in studio il dottor Tommaso Lupatelli, specialista in radiologia interventistica e chirurgia vascolare. Benvenuto dottore. Grazie. Anzi, è quasi un bentornato perché lei è stato premiato qualche mese fa durante il gala delle Fonti Awards. Dottor Lupatelli, giovane, figlio d'arte, ma già affermato e con una grande esperienza e una serie di pubblicazioni sulla tecnica non invasiva dell'embolizzazione del fibroma uterino e varicocele maschile e femminile. Se ne vuole parlare? Sì, queste sono patologie che colpiscono donne in età fertile. Per quanto riguarda il fibroma uterino, è una patologia molto diffusa perché circa il 25% delle donne italiane possono sviluppare un fibroma uterino prima della menopausa e a volte purtroppo questi fibromi diventano sintomatici o possono precludere una gravidanza. Noi eseguiamo una tecnica mini-invasiva che permette alla paziente di non essere operata con il metodo tradizionale, ma di essere trattata con un metodo mini-invasivo, appunto, che non presuppone né tagli né bisturi. Quindi la paziente senza tagli e senza bisturi, quindi senza punti di sutura, con un piccolo catetere inserito a linguine, risolve il problema definitivamente e viene dimessa entro 24-48 ore. Quindi una tecnica che viene dagli USA, una tecnica che funziona molto bene, molto sicura, che permette appunto di evitare l'intervento chirurgico tradizionale e addirittura a volte evitare anche la rimozione dell'utero, quindi l'isterectomia, quindi permette di trattare donne che sono già destinate purtroppo a perdere l'utero. Con questa tecnica invece noi riusciamo a salvarlo. Stessa cosa per il varicocele, sia maschile che femminile. Ovviamente il varicocele maschile è un varicocele, è una malattia semplice, viene trattata chirurgicamente, generalmente con un taglio e una sutura a livello, diciamo, del testicolo sopra all'attaccatura dello scroto, ma con la nostra tecnica invece possiamo trattare il paziente con una semplice puntura, diciamo, a linguine o anche a livello del gomito, quindi dell'avambraccio, e in 5-10 minuti trattare questo varicocele con uno sclerosante e dimettere il paziente dopo circa nemmeno 2 ore. Quindi è un trattamento che si fa in day hospital, che non è completamente indolore e che permette di evitare quindi il taglio, quindi l'ospedalizzazione, quindi un trattamento velocissimo e molto efficace. Per quanto invece riguarda il varicocele femminile, questa è una patologia molto più complessa che affligge 250.000 donne in Italia, spesso misconosciuta. La paziente ha delle grosse problematiche a livello addominale, senso di pesantezza, dolore, soprattutto la sera. A volte il varicocele pelvico è invalidante per la normale conduzione della vita quotidiana della paziente. Noi interveniamo, come con il varicocele maschile, con un piccolo catetere inserito a linguine e andiamo a sclerotizzare queste vene dilatate, perché il varicocele pelvico non è altro che una dilatazione abnorme delle vene pelviche, che dilatate creano dolore soprattutto. Noi andiamo a sclerotizzare queste vene, il trattamento dura 10, 15, 20 minuti, il paziente può uscire il giorno stesso o al massimo la giornata successiva con la completa scomparsa, nella maggior parte dei casi, di tutti i sintomi. Quindi tecniche che vengono dagli USA, innovative, anche se ormai le seguiamo da 15 anni in Italia, ma si stanno diffondendo moltissimo anche negli Stati Uniti, e che permettono risultati che spesso, molto spesso, la chirurgia tradizionale non consente. E sono risolutivi? Sono assolutamente risolutive. E quindi oggi la medicina non invasiva ha fatto dei passi avanti rispetto alla chirurgia? Assolutamente sì, perché con il tempo stiamo notando che la medicina tradizionale, quindi l'open surgery, la chirurgia che presuppone dei tagli, quindi delle suture, sta perdendo progressivamente campo perché le tecniche mini-invasive, quindi le angioplastiche piuttosto che le laparoscopie, quindi tutto quello che presuppone dei mini accessi, stanno avendo ovviamente il giusto credito e i giusti risultati. Ovviamente nel tempo si andrà sempre verso più una chirurgia mini-invasiva. Nel mio campo la chirurgia vascolare o la radiologia interventistica
la chirurgia mini-invasiva sta effettivamente facendo passi da gigante, perché noi con accessi piccolissimi riusciamo a trattare pazienti che 10-15 anni fa avrebbero per forza dovuto sottoporsi a una chirurgia tradizionale. Ma il vantaggio non è solo la, diciamo, riduzione dell'estensione dell'accesso, cioè quindi evitare il taglio piuttosto che un piccolo foro. Il grande vantaggio sono i tempi di ospedalizzazione e di ripresa, soprattutto per chi lavora, che ha un'attività, ci sono degli interventi mini invasivi che permettono di tornare all'attività lavorativa già dopo uno o due giorni, cosa impensabile a volte con le tecniche di chirurgia tradizionale, dove solo il taglio, quindi la sutura, consente, cioè deve, purtroppo richiede un'ospedalizzazione maggiore e soprattutto un tempo di recupero a casa molto più lungo. Dottore, lei si occupa di tecniche innovative, quindi nella sua attività quotidiana ha riscontrato, continua a riscontrare difficoltà, soprattutto in un paese come il nostro, che è l'Italia, che fa fatica a investire nella ricerca? Sì, diciamo, io mi occupo di tecniche innovative, cerco di diffondere tecniche che non sono state mai applicate o che vengono applicate in maniera parziale e magari nascono in altri paesi, e quindi quando poi vengono portate in Italia, in effetti c'è tutto un iter da seguire, ottenere quindi l'approvazione del comitato etico, dopo aver presentato un progetto di ricerca, magari ottenere, come abbiamo ottenuto all'Università della Sapienza, dottorati di ricerca per lo studio di quello che stiamo appunto seguendo. Ma in effetti sì, essendoci pochi investimenti nella ricerca, questo meccanismo a volte purtroppo deve essere finanziato da privati o in alcuni casi inizialmente ce lo siamo finanziati noi stessi. Quindi insomma è un momento difficile per la sanità, che comunque la sanità italiana rimane in Europa una delle migliori. Come assistenza alla, diciamo, all'utenza sicuramente è una delle migliori, addirittura dopo il sistema francese è considerata la migliore, perché noi comunque abbiamo un'assistenza che va a 360 gradi, abbiamo strutture pubbliche o private convenzionate dove il paziente può ricoverarsi e può essere assistito fondamentalmente in tutto, cosa che in altri paesi come la Svizzera, dove c'è solo un sistema assicurativo, addirittura gli Stati Uniti, non è possibile avere, perché purtroppo alcune prestazioni, in alcuni paesi tutte le prestazioni non vengono erogate dal sistema sanitario nazionale, quindi se il cittadino non ha un'assicurazione o non può provvedere autonomamente non riceve delle cure. Grazie dottor Lupatelli per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie ai nostri telespettatori per averci seguito.